Ciao ragazzi e benvenuti in questa puntata un po' particolare di Studio Noises. Oggi recensiremo un film che ha fatto tanto discutere, e cioè Joker. La scelta di recensire un film come questo è l'idea che ho sempre portato avanti, che un gran film ha sempre uno sfondo filosofico, comunica sempre dei messaggi filosofici. E in questo caso ne ho trovati almeno due che volevo analizzare. Ma innanzitutto partiamo parlando di tutti i Joker, di tutte le interpretazioni di Joker. Joker è un personaggio che è stato interpretato nei suoi più due grandi interpreti, oltre a Phoenix, oserei dire, da Jack Nicholson e da Heath Ledger. Ma una cosa che accomuna tutti e tre, Jack Nicholson, Heath Ledger e Phoenix, in una grande interpretazione di Joker, è questo doppio aspetto filosofico che il personaggio di Joker ha sempre portato avanti. E cioè, da un lato, la parte di filosofia sociale, la parte sociale di Joker, il suo voler cambiare la società, il suo voler creare una vera e propria rivoluzione. E invece, dall'altro, la parte, potremmo chiamarla esistenziale di Joker, la sua vita, le sue esperienze di vita. Ricordiamo anche solo in Heath Ledger le sue cicatrici che gli chiedono come te le sei procurate, questo suo mentire, dare più versioni e non sapere più quale sia la versione reale. Tutti questi aspetti hanno creato un'immagine leggendaria, da alcuni amata più addirittura dello stesso Batman. Ma vediamo che c'è una vera e propria rivoluzione in Phoenix. Perché se in Jack Nicholson e in Heath Ledger la parte sociale ricopriva un 80%, mentre un 20% ricopriva la parte esistenziale, cioè veniva ridotto ad aneddoto, le cicatrici, la moglie, erano tutti lasciati sullo sfondo, qui probabilmente anche per la mancanza di Batman e quindi nel porre al centro la genesi di un vero e proprio antieroe, qui abbiamo un'inversione di tendenza. La parte sociale ricopre un 10%, oserei dire, confronta la parte esistenziale di Joker, che ricopre un bel 90%, secondo me. Ma andiamo ad analizzare. La parte sociale io l'ho identificata con un'opera specifica, con una grandissima opera di filosofia. E quest'opera non è nient'altro che i manoscritti economico-filosofici di Karl Marx. Perché ho deciso di scegliere quest'opera per rappresentare la parte sociale di Joker? In quest'opera giovanile di Marx, viene spiegato come vi siano in tutte le società dei contrasti tra i ricchi che abusano e i poveri che subiscono. C'è una perenne lotta, questa è la prima opera di Marx in cui viene descritto ciò. Beh, e questo contrasto, come non sottolinearlo nella Gotham, il Joker di Phoenix arriverà addirittura, cosa che non è mai successa in nessun Joker, a diventare un leader politico. Ricordiamo anche solo la scena in cui viene estratto fuori dalla macchina e viene innalzato sopra la macchina della polizia, come un vero e proprio leader politico, dove farà il gesto di dipingersi il sorriso col sangue. E quindi la lotta, la rivoluzione. Se prima Joker, il Joker di Heath Ledger, il Joker di Jack Nicholson, era un Joker anarchico che non concepiva un ordine, questo invece è un Joker politico in senso pieno, cioè vuole riscattare gli emarginati. Pensiamo anche solo al movimento politico che nascerà a causa di Joker, proprio a causa di Arthur Fleck, che genererà quello che viene chiamato Kill the Rich, un movimento politico dal basso che vuole cambiare la situazione di Gotham. Ora concentriamoci sulla parte fondamentale di questo autore, e cioè sulla parte esistenziale di Arthur Fleck, di Joker, di colui che diventerà Joker. Per chi ha visto il film, probabilmente si aspetterà che tiri fuori un collegamento con Freud, con Jung, con le molestie che ha subito da bambino, che l'hanno fatto diventare così, con la sua schizofrenia. Ma questo l'autore lo lascia tutto sotterraneo. Un'azione geniale che fa Todd Phillips è quella di farci partecipare del film. Alla fine del film siamo noi a dover decidere se la versione che ci ha offerto Joker è quella vera, oppure quella che ci ha offerto Thomas Wayne. Ha ragione la madre o ha ragione il padre? Joker è il fratellastro di Batman oppure no? Queste sono le domande che noi, a cui noi spettatori dobbiamo rispondere. E quindi, sorvolando, ho voluto insistere invece sulla concezione del male. Joker a un certo punto impazzisce e compie un crimine. Questo crimine lo libererà da tutte le sue paure. Ma perché arriva a compiere ciò? Perché arriva a compiere questo crimine? Noi abbiamo la concezione del male come qualcosa di profondo, di oscuro,
che ci affascina. E invece io cito un grande filosofo, Hannah Arendt. Hannah Arendt in uno scritto, La banalità del male. Hannah Arendt in questo libro scrive il suo viaggio a Gerusalemme e arriva ad un processo ad Eichmann, un gerarca nazista responsabile di centinaia di migliaia di uccisioni nei campi di concentramento. La scusa che dirà Eichmann davanti ai giudici è: non è colpa mia, io ho solo eseguito degli ordini. Da lì Hannah Arendt inizia a capire che il vero male non scaturisce da qualcosa di profondo, non scaturisce dal pensiero, dalla riflessione, ma scaturisce dalla banalità. Gli uomini più malvagi sono coloro che non sanno pensare. Gli uomini più pericolosi sono gli uomini banali, cioè coloro che non hanno un colloquio né col mondo né con se stessi. E vediamo che proprio Joker vive in questo mondo di uomini banali, di uomini capaci di compiere qualsiasi crimine proprio perché sono banali, non hanno un colloquio con loro stessi né con gli altri. Quando riguarderete la pellicola, perché sicuramente è un film che merita di essere guardato anche 2 o 3 volte, ascoltate le frasi che dice Joker nel film. 3-4 volte, anche nel trailer, verrà riportato, la sua frase tipo sarà «Voi non mi ascoltate», che la dice almeno in 3 occasioni. Quando muore sua madre, dice «Adesso con chi parlerò?». Quando parla con Thomas Wayne, quello che lui reputa suo padre, inizia ad urlare e dire «Lei mi deve ascoltare». E infine, nel trailer con la sua psicologa, la frase tipo «Lei non mi ha mai ascoltato». Quindi l'impossibilità di comunicare di Joker arriva al crimine. E quando compierà il crimine, lui si sentirà pagato, addirittura guarirà dalle sue turbe, dai suoi problemi psichici, perché finalmente sarà ascoltato. E una frase che abbiamo e ritroviamo alla fine del film sarà proprio «Adesso la gente inizia ad accorgersi di me». Cioè quello che vuole fare Joker sulla Gotham è risvegliare le coscienze. E quindi alla fine del film di Todd Phillips, con una piccola analisi, un piccolo volo su quest'opera di Hannah Arendt, arriviamo a capire che forse Joker è l'unica persona normale all'interno di Gotham, che vuole attraverso queste azioni estreme risvegliare la coscienza di Gotham. Ma forse se ci sarà un sequel verrà spiegato meglio tutto questo. Io spero in questi minuti di aver dato qualche spunto di interpretazione di questo grande film che a me è piaciuto sinceramente molto. Ovviamente Todd Phillips dubito che abbia letto Marx o Hannah Arendt. Ma ricordiamo sempre che le influenze filosofiche ricoprono anche coloro che non ne sono pienamente consapevoli. Io spero di esservi stato utile con questa lezione, di avervi dato qualche spunto per godervi di nuovo Joker e per chi non l'avesse visto di goderlo nuovamente, di goderlo ancora di più. Noi ci vediamo con un'altra puntata. Grazie mille.